deve diamo parola. Ok, perfetto. Buonasera a tutti. Allora procediamo con l'appello. Consigliere Gotti. Consiglieri, vi prego. Ok, allora Renata Tosi. Presente. Rosati. Presente. Frisotti. Presente. Angelini. Presente. Pellegrino. Presente. Ricci. Per il momento non lo vedo. Testa. Presente. Vescovi assente giustificata. Imola. Presente. Gobbi. Presente. Andruccioli assente giustificato. Gambetti. Presente. Ruggeri. Presente. Conti assente giustificato. Del Bianco assente giustificato. Ubaldi. Non lo vedo. Assente. E Tonti. Non assente. Lo vedo. Ok. Bene, diamo inizio alle ore 20:36 al Consiglio Comunale del 9 dicembre 2021. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, non essendoci comunicazioni istituzionali, passiamo subito alle domande di attualità. La prima domanda di attualità è del consigliere Gambetti Marina. Prego consigliere, 3 minuti. Un attimo che le danno la parola. Grazie, buonasera. Volevo fare la domanda all'assessore Ermetti, chiederò al sindaco. Volevo molto brevemente sapere se è previsto e quando, se è previsto e per quanto è previsto il cambio dell'illuminazione in viale Martinelli. Martinelli è un po' buia, sono molti alberi, in inverno possiamo anche farcela, ma in estate è veramente scura. Grazie. Grazie consigliere. Prego sindaco. Sono io forse, scusate. Allora, relativamente all'area centrale, come abbiamo ben visto, ci siamo concentrati in primis su Viale Ceccarini perché oltre ad essere, diciamo, buia era non più agibile. Ora completiamo l'area della Via Corridoni e Viale Dante per poi seguire allargandoci sempre in maniera, diciamo, collaterale sia verso il porto che verso il Cesare Battisti con tutti i viali. Confidiamo per l'appunto non solo di dare una migliore, diciamo, e più giovane illuminazione, ma soprattutto, come avete notato, abbiamo sempre continuato a sostituire la vecchia illuminazione gialla con l'illuminazione a LED, che oltre ad essere chiara e particolarmente più efficace nell'illuminare la strada pubblica, e anche ci permette anche di raggiungere un risparmio nella bolletta dell'Enel. Grazie signor sindaco. Consigliere, 2 minuti per la replica. Grazie consigliere. La prossima interrogazione è del consigliere Ruggeri. Prego consigliere. Sì, salve. Allora, la mia domanda riguarda le locandine che ho visto esposte e affisse, per meglio dire, sui lampioni che ci sono lungo il viale Ceccarini e lungo anche la parte pedonale del viale Gramsci. Allora, considerato l'allestimento natalizio che è stato fatto piuttosto opulento e oneroso, queste locandine che peraltro pubblicizzano il centro commerciale Le Befane mi hanno dato un po' al naso e diciamo che le ho trovate diciamo così piuttosto non coerenti, ecco, con quello che dovrebbe essere l'idea che noi vogliamo dare del nostro viale Ceccarini, ovvero di un centro abbastanza esclusivo anche solo per le attività che ci sono presenti. E ritengo che pubblicizzare attraverso queste locandine non solo un centro commerciale che è ideologicamente molto diverso appunto dall'idea che noi vogliamo dare dal viale di viale Ceccarini, ma riguarda anche appunto la pubblicizzazione di un centro commerciale che non si trova a Riccione bensì a Rimini. Ecco, su questa cosa vorrei avere delle spiegazioni, nel senso che si potevano, diciamo, in qualche modo agevolare i commercianti del viale che dopo anni di crisi, insomma, potevano soprattutto nel periodo natalizio avere l'opportunità di incrementare un po' i loro guadagni. E mi è sembrato anche strano che attraverso queste pubblicità
venisse deviato il pubblico verso degli acquisti su Rimini e peraltro anche probabilmente omologati ed economici rispetto a quelli che si possono fare in Viale Ceccarini. Detto questo, io mi chiedevo se ci sono, a posto che ho letto che è GEAT che si occupa del servizio di riscossione delle imposte pubblicitarie per il Comune, mi chiedevo però chi si occupa di dare delle autorizzazioni riguardo a questo tipo di mezzi pubblicitari, e quindi mi sono anche chiesta se ci sono dei criteri in base ai quali queste autorizzazioni si vanno a dare, se ci sono delle eventuali istruttorie prima di dare questo tipo di autorizzazioni. Mi sono anche chiesta se questi spazi pubblicitari vengano dati al miglior offerente, perché tanto saranno stati percepiti parecchi denari, presumo, oppure se c'è una qualche, non so, un qualche criterio, una qualche etica che muova questo tipo di scelte. Sì, direi che ho chiesto tutto. Grazie. Grazie, consigliere. Signor Sindaco, prego. Sì, consigliere, è sfuggito che esiste un regolamento che non prevede solo la regolamentazione della tassa, ma prevede anche la disciplina attraverso la quale nell'ambito del Comune di Riccione si può richiedere l'occupazione degli spazi pubblici ai fini pubblicitari. E diciamo che l'asse Ceccarini, come Lungomare, come anche via Berlinguer, sono i più gettonati perché logicamente i più frequentati, e la logica non è ad asta pubblica ma semplicemente a richiesta, come succede in tutto il mondo. E nello specifico non credo disturbi in alcun modo, questo può essere una sua opinione che rispetto, ma non disturba in alcun modo quello che è la passeggiata, per fortuna ampia, importante e riccionese, che in questi fine settimana abbiamo goduto e che per fortuna, piuttosto che guardare un cartello pubblicitario, usufruiscono della nostra retail, quindi del nostro shopping, delle nostre casine e delle nostre attività di pubblici esercizi. Quindi è semplicemente un'attività economica che gestisce GEAT sulla base di un regolamento che abbiamo approvato proprio in sede di Consiglio Comunale. Grazie, signor Sindaco. Dunque, consigliere per la replica, consigliere Pellegrino, consigliere Ricci, inserite la tessera per cortesia. Consigliere, 2 minuti per la replica. Allora, sì, effettivamente ho letto il regolamento, ce l'ho qui sotto mano, un regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Non ho trovato dei criteri però che, diciamo così, spieghino se si possono concedere dei mezzi pubblicitari anziché altri, a parte quelli classici che presumo siano legati al buon costume, eccetera. Però ecco, visto che si è fatta tanta pubblicità di questo allestimento natalizio e di questo rilancio anche attraverso l'allestimento natalizio del Viale Ceccarini, mi chiedevo, ecco, se magari l'amministrazione non avesse delle voci in capitolo in questo senso, anche perché all'articolo 16, dove si parla di anticipata rimozione degli impianti, si fa riferimento all'amministrazione comunale, dove dice che in alcuni casi, se appunto questi mezzi pubblicitari vengono rimossi appunto dietro richiesta dell'amministrazione comunale, il che mi fa pensare che l'amministrazione, se lo richiede, abbia molto un qualche potere. Qui dice che appunto nel caso questi mezzi pubblicitari vengano dietro richiesta dell'amministrazione comunale rimossi prima del tempo pattuito, insomma, con la persona che va pubblicizzando qualcosa, è possibile farlo, e quindi il comune, io vedo anche che non deve dare nessun tipo di rimborso. Quindi, insomma, in qualche modo il regolamento l'ho letto, e la mia domanda verteva solo sui criteri, non sulla regolarità o meno di questo tipo di pubblicità, e non ho capito quindi i criteri. Sì, ho capito che si richiede semplicemente, però ecco, mi aspettavo che magari in questo caso specifico, essendoci anche tutto questo allestimento che eccetera, insomma, rende il Viale Ceccarini abbastanza, chiamiamolo così, non so, di lusso, comunque di un certo livello, ecco, pubblicizzare il centro commerciale mi sembrava una cosa che forse poteva essere valutata. Grazie. Grazie, consigliere. La prossima domanda è del consigliere Gobbi Simone. Prego, consigliere, 3 minuti. Sì, grazie, presidente. Era per l'assessore Battarra, che però non vedo presente. E comunque volevo chiedere all'amministrazione, perché mi è stato sollecitato da diversi genitori, i quali mi hanno detto, in riferimento alle classi dell'infanzia, che
Per quanto riguarda le classi che sono ora in DAD o comunque in ipotetica quarantena, occorre ogni giorno dare la disdetta per il servizio di mensa scolastica, mentre prima invece non era così, ossia se c'erano delle giornate continuative bastava il giorno di inizio, e questo sta causando insomma un po' di disagio. Allora volevo chiedere come mai e se era possibile eventualmente ritornare all'antico. Grazie. Grazie consigliere, prego signor sindaco. L'assessore Battarra è assente perché abbiamo la presentazione di un libro in biblioteca, quindi è stata lì presente per i saluti dell'amministrazione. Per quanto riguarda le scuole elementari, lei faceva riferimento, quindi per il servizio mensa noi lo facciamo solo nelle scuole elementari, ecco, perché invece negli asili non si segue con la comunicazione, era così anche prima. È sempre stato così, quindi con l'assenza deve essere comunicata dai genitori entro un certo orario la mattina, proprio perché avendo un contratto in esternalizzazione, come sapete, no? Con la Gemeos adesso, e dobbiamo necessariamente, un addetto del settore comunica tutti i giorni quanti pasti ne abbiamo bisogno per poter appunto consegnare puntualmente i bambini. È vero che probabilmente alcune assenze potrebbero essere ritenute continuative, ma diciamo che per le quarantene, così come un tempo bisognerebbe ricordarsi anche per gli orecchioni, piuttosto che, perché certe malattie sono rimaste, nel senso che i bambini possono stare a casa anche per tanti altri motivi, non è possibile da parte del servizio sapere qual è la decorrenza della malattia, e quindi così come era previsto precedentemente, in quanto il regolamento non l'abbiamo più modificato, l'avevamo modificato qui, se lei ricorda, 3 anni fa, se non ricordo male, e da allora non è stato più modificato, quindi quella è l'indicazione. Ogni mattina il genitore deve dire se il bambino è presente oppure no. Ricordiamo che nell'ambito delle scuole elementari noi facciamo solo ed esclusivamente il servizio di mensa, e quindi attraverso questa società che è stata individuata attraverso un bando pubblico siamo tenuti, sulla base anche del bando stesso, a indicare tutti i giorni quanti sono assenti oppure no. Grazie signor sindaco. Prego consigliere, 2 minuti per la replica. Grazie consigliere. La prossima domanda è del consigliere Gambetti. Prego consigliere. Sì, per il signor sindaco. Allora, l'argomento riguarda lo spostamento dell'automedica dal pronto soccorso di Riccione al pronto intervento di Cattolica. Questa manovra ha lo scopo, la sera, durante la notte, di tamponare la gravissima situazione di carenza medici del pronto soccorso di Riccione. Allora, il pronto soccorso di Riccione e il pronto intervento di Cattolica hanno una equipe medica comune. Chiudendo il pronto intervento di Cattolica la notte, c'è stato il recupero, tra virgolette, di 3 unità nei turni per farle ruotare di giorno e la notte a Cattolica. Quindi è stato messo a presidio del pronto intervento di Cattolica l'automedica, perché per qualcuno che arriva, per dare una risposta. A parte che questa è una situazione che potrebbe anche essere tollerabile, tra virgolette, per qualche mese in inverno. È una situazione che reca di certo dei problemi, quindi io chiedo al signor sindaco di interessarsi di questa cosa e assolutamente che questo non si verifichi durante l'estate, perché non è pensabile che Cattolica sia chiuso di notte e che l'automedica sia a tot chilometri di distanza. Ma fondamentalmente vorrei porre ancora una volta, fare questa domanda al sindaco e che la facesse anche al direttore generale, pur nella difficoltà che hanno tutti i pronto soccorsi, c'è stato appena la giornata nazionale a Roma eccetera eccetera, io ho l'impressione che quello di Riccione, la situazione di Riccione sia molto più grave di quella degli altri pronto soccorsi della Romagna, quindi è molto più grave di Lugo e di Ravenna, non parlo di Rimini o dei pronto soccorsi delle città capoluogo, questo c'è chiaro che esistono per i direttori generali forse delle priorità, non per noi però. Quindi chiedo al direttore, perché so di certo, questo è che vengono a coprire i turni a Riccione medici di Rimini, sono appena arrivati 5 specializzati
o specializzandi a Rimini e sono rimasti ovviamente lì, giustamente, non lo so. Io chiedo, come è già stato in passato, signor Sindaco, un maggiore interessamento per questo servizio vitale per la nostra città. Grazie. Grazie, consigliere. Signor Sindaco, prego. È una strana e bella coincidenza. Oggi pomeriggio ho incontrato Tiziano Caradori a questo proposito, perché è una situazione che stiamo monitorando da quest'estate, perché gli incontri tra me e il primario di pronto soccorso Rosa Intermiti sono quasi settimanali, tanto che ci siamo anche detti che forse è ora di cambiare anche argomento, perché parliamo, quando ci vediamo, solo ed esclusivamente di questa grande preoccupazione. È una preoccupazione che riguarda tutti i pronto soccorsi. Capisco che insomma ognuno di noi deve guardare l'orticello, però insomma ormai siamo ASL Romagna, no? Quindi credo che da questo punto di vista bisogna anche dare un respiro differente alla nostra sanità romagnola. È una preoccupazione che anche il direttore generale oggi ha con me, insomma, espletato, avendo anche una proposta molto importante che esamineremo prestissimo in ufficio di presidenza. Perché correttamente ci deve e ci potrà stare una disciplina di questi pronto interventi, che non sono pronto soccorso, lei poi lo sa perfettamente, diversa nel periodo invernale e nel periodo estivo. Le dico anche che, parlando con Rosa Intermite, la disponibilità di dare logicamente un'auto medica e di organizzare anche con i medici della medicina generale gestiti dalla De Giovanni sono stati concordati compiutamente, perché la Intermite è anche il primario giustamente del pronto intervento di Cattolica, e anche quella che lei indicava come vengono dei medici da Rimini, in realtà con il primario del pronto soccorso di Rimini, per fortuna il nostro primario lavora in massima sinergia, e le nuove 5 unità che sono arrivate, ossia una po' molto probabilmente verranno suddivise tra Rimini e Riccione, 3 su Rimini e 2 su Riccione. Il problema del pronto soccorso è un problema, come dicevo, romagnolo, ma diciamo che può anche essere di un più ampio respiro, perché i medici di medicina d'urgenza sono difficilmente reperibili, e quindi io ho chiesto a Tiziano non solo di poter arrivare ad una riflessione che ci permetta di affrontare immediatamente il problema, ma di dare un pochino più respiro al ragionamento, anche inserendo una nuova disciplina del 118, soprattutto dei medici e degli infermieri sul 118, e anche di riconsiderare il rapporto con i medici di base, e quindi arrivare forse ad una contrattualistica diversa che permetta appunto al medico di base di avere soddisfazione e di avere così presenza nell'ambito di quella che è la cura sul territorio, proprio per far sì che quella che è la porta del pronto soccorso sia una porta assolutamente sempre aperta, ma con calibrando correttamente quelle che sono gli interventi ai quali occorre rispondere. Grazie signor Sindaco. Consigliere, 2 minuti per la replica. Signor Sindaco, appunto perché siamo a USL Romagna, non ho guardato l'orticello, gli ho detto che è una situazione che si può anche tollerare, ho usato questa parola credo, però le ho chiesto di fare un benchmarking con altri pronto soccorsi della Romagna, non le ho chiesto quello di Benevento, le ho chiesto quello di Faenza e di, che sono proprio paritari al nostro, perché la situazione non è così, perché la situazione è, nel nostro caso, è molto molto più drammatica. Quindi questa è la mia impressione, però se io le do questa informazione, secondo me lei si deve sentire anche forte di questa cosa e verificare, perché può darsi che qualcuno mi abbia tutta la concertazione che Rosa Intermite ha fatto con tutti gli altri per tamponare la gravissima situazione, io la conosco benissimo e sono contenta di quanto si siano arrotolati le maniche per riuscire a fare questo, perché ci sono delle persone, dei colleghi con 95 giorni di ferie arretrati, con 60 ore alla settimana di lavoro, senza riposi. Quindi la situazione è molto
è molto ben chiara dal mio punto di vista, capito? Quindi non è un seminario, le chiedo una solo vigilanza, signor Sindaco, grazie. Grazie, consigliere. La prossima interrogazione è il consigliere Gobbi Simone. Prego, consigliere. Acceso? Sì, prego, consigliere. Era relativamente alle notizie che abbiamo appreso dagli organi di stampa relativamente ad un'ordinanza di sfratto in seguito, mi pare, alla demolizione di opere presunte abusive dei gestori del Luna Park. Allora volevo capire un attimo di che cosa si trattava, se il sindaco informava appunto il consiglio comunale di qual era la situazione e se questo potesse pregiudicare anche il Luna Park nel periodo estivo. Grazie, consigliere. Prego, signor sindaco. Allora, per quanto riguarda l'area del Luna Park, noi abbiamo provveduto a un sopralluogo dal quale poi è scaturito una ordinanza di riduzione in pristino con demolizione a seguito di una segnalazione prefettizia. Quindi l'attività che si sta muovendo sulla richiesta di rientro nella legittimità è disposta dal prefetto. E se volete che aggiunga, e nel caso di specie tutto l'insediamento risulta abusivo. Sono stati riscontrati allacci abusivi alla corrente pubblica, così come la realizzazione abusiva di fogne. Non credo ci siano problemi relativamente alla realizzazione del Luna Park, perché il Luna Park dovrebbe vedere la partecipazione di giostrai che per loro natura hanno appunto attività nomade. Non so, adesso se posso essere oltremodo utile, altro mi pare di non dover. In ogni caso noi non abbiamo fatto sfratto, perché noi non abbiamo contratti di proprietà lì, non è una proprietà pubblica ma è una proprietà privata, e l'unica cosa che è stata richiesta dopo il sopralluogo è la riduzione in pristino attraverso logicamente demolizione. Grazie, signor sindaco. Consigliere, 2 minuti per la replica. No, posto così, Presidente. Grazie, consigliere. Essendo esaurite le domande d'attualità, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Abrogazione del... Scusate, ma da vicino non vedo. Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di noleggio cicli, tandem e ciclomotori, motocicli e veicoli elettrici, 2, 3 e 4 ruote. Proponente, il signor sindaco. Prego, signor sindaco. Stasera sono gettonata. Allora, con questa delibera vi sottoponiamo appunto al voto l'abrogazione di un regolamento che è appunto quello che disciplinava l'attività di noleggio di cicli, tandem e motocicli, in quanto non più, diciamo, in aderenza con quella che è la disciplina nazionale. Quindi ad oggi la disciplina nazionale prevede la libera apertura di questo tipo di attività sul territorio comunale, mentre il nostro regolamento, al di là delle virgole e delle particolarità, fondamentalmente si basava su una disciplina rigida in termini di apertura che determinava la distanza tra un'attività di noleggio e l'altra. Con questa abrogazione ci allineiamo, come correttamente deve essere fatto, a quella che è la linea e la legislatura nazionale. Grazie, signor sindaco. Ci sono interventi, consiglieri? Non essendoci interventi, sindaco penso non voglia replicare. Pongo in votazione la pratica che i consiglieri hanno immediata esigibilità, quindi vi chiederò 2 voti. Prima votiamo la pratica, consiglieri. Prego, potete votare. Consigliere Frisotti non ha votato.
Sì, adesso lo sistemiamo. Prego, a posto così. Con 17 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora, consiglieri, di nuovo votate per l'immediata eseguibilità. Prego, consiglieri. Con il medesimo risultato, 17 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che è accordo operativo International Regione Camping Village Romagna e Camping Village. Approvazione e autorizzazione alla stipula. Prego, proponente, l'assessore e sindaco Renata Tosi. Sì. Questa è una pratica che con orgoglio presento questa sera in Consiglio Comunale, perché è la conclusione di una bella storia. Una storia che è cominciata con la nuova legge urbanistica, la legge 24 del 2017, che è entrata in vigore il 1 gennaio del 2018, che ha visto questa amministrazione immediatamente nello stesso febbraio cogliere l'opportunità delle manifestazioni di interesse per poter aprire per l'appunto ai privati quelle che potevano essere le loro proposte di sviluppo nella nostra zona turistica. Nel dicembre dello stesso 2018 abbiamo poi, in sede di Consiglio Comunale, dato l'avvio con la promozione, tra virgolette, riconoscendo nelle 12 proposte che vennero presentate l'interesse pubblico, dando appunto l'opportunità ai privati di poter iniziare il proprio lavoro di contrattualizzazione, se così vogliamo sintetizzare, tra la pubblica amministrazione e appunto il privato stesso, ai fini della elaborazione dell'accordo operativo. Questa sera nello specifico discutiamo e sottoponiamo il voto l'accordo operativo riguardante i campeggi ex Fontanelle e ex Alberello, oltre alla parte di campeggio che verrà realizzato tra le due stesse attività. È un intervento urbanistico di grande pregio e soprattutto di grande valore ecologico, perché vi è una grande riqualificazione dell'area. Parliamo di un'area di quasi 30 ettari che prevederà, nell'ambito di quello che è appunto stato l'accordo, la riconsegna all'amministrazione di più di 4 ettari che saranno in buona parte anche urbanizzati. I 4 ettari saranno posizionati sia sul lato monte, lato ferrovia, con la realizzazione degli standard, che soprattutto sul lato mare, dove viene appunto realizzata la cosiddetta nuova piazza di Via Torino, e piazza appunto perché vedrà il sorgere non semplicemente di una rigenerazione urbana importante in quell'area pubblica, ma anche la realizzazione di punti di sosta dinanzi alle aperture del nuovo campeggio, di grande rilievo, di grande pregio e soprattutto anche di grande valore economico. Il master plan di Bonizzato, che chiuse la nostra prima esperienza legislativa, ha visto, diciamo, mettere le radici su questo nuovo sviluppo urbanistico, proprio perché con Bonizzato, così come avevamo detto in sede di campagna elettorale nel 2017, si aprivano le premesse per un nuovo sviluppo urbanistico, e non uno sviluppo di poco conto, perché, come appunto dicevo, 30 ettari rappresentano il più importante sviluppo urbanistico dal dopoguerra nell'ambito della città di Riccione. È uno sviluppo che però non guarda semplicemente alla parte, diciamo, ecologica ed urbanistica della città, ma che guarda anche al suo aspetto economico, in quanto quella che è stata data come opportunità nascente da questo accordo tra il pubblico e il privato è l'insediamento di un'importantissima attività economica, appunto quella del turismo all'aria aperta, che vedrà un investimento da parte del privato di oltre 25 milioni di euro,
oltre alla realizzazione, dicevamo, su quei 4 ettari che restituiranno alla pubblica amministrazione, di ben oltre 3 milioni e mezzo di opere di urbanizzazione stesse. Verranno piantumate nell'ambito dell'area interessata più di 1000 alberi, e quindi è una rigenerazione che guarda veramente ad un nuovo modo di fare città nell'ambito di questa anche particolare epoca, dove l'aria aperta, dove la dimensione dello spazio tornerà ad essere centrale nella vita di tutti noi, soprattutto dal punto di vista turistico, e si insedieranno, si prevederanno la possibilità di nuovi 7000 posti letto. Quindi è un'attività turistica nuova per la città di Riccione, non che questo nella città non venisse già espletato, ma diciamo che con queste qualità, con queste dimensioni, sicuramente prende un nuovo abbrivio. Quello che poi particolarmente ci interessa sottolineare è che con questo insediamento urbanistico nuovo, anche con appunto l'ampliamento dell'area da destinarsi ai campeggi, si darà l'opportunità a oltre 300 persone di trovare un nuovo lavoro. Ci sono tutti gli elementi, come comprendete, ho voluto anche snocciolare qualche numero e qualche dato in più, perché appunto ci permette di comprendere perfettamente come questa strada che abbiamo intrapreso sia stata una strada ottima, perché prima di tutto parte da un interesse del privato nel proporre alla pubblica amministrazione una rigenerazione, e quindi normalmente il privato sa quello di cui ha necessità per poter rispondere al mercato turistico sempre in grande evoluzione, sempre in grande movimento. Ma io ringrazio anche la maggioranza, perché ha saputo cogliere immediatamente in questa proposta del privato un grande interesse pubblico, perché non è assolutamente vero che quando interviene il privato poi non crea buone condizioni per una comunità e per una città, perché vedere rigenerata un pezzo di città enorme e vedervi su insediato un'attività economica che permetterà di ampliare il volume di affare e soprattutto e creare nuovo stato di benessere anche per tanti lavoratori, è sicuramente il miglior interesse pubblico che possa per l'appunto giustificare un insediamento di questo genere. Ricordiamo che poi con le manifestazioni di interesse stiamo semplicemente dando, con uno strumento più accelerato, attuazione al nostro PSC, e quindi stiamo dando linfa e slancio a quelle che sono le opportunità che possono per l'appunto essere poste in essere, dando semplicemente una tempistica accelerata. E oggi più che mai i tempi nel fare impresa e nell'immaginare un futuro anche per la propria comunità e per la propria città sono assolutamente determinanti. E quello che volevo ricordare è che nell'ambito di questa proposta vi è anche, ricordate, l'onere per il privato di convenzionare buona parte delle proprie strutture sportive, e indico sia lo sport che le aree ad acqua, a favore della comunità riccionese. E nello specifico saranno circa 20.000 metri che potranno appunto essere usufruiti non solo in sede turistica da parte di coloro che con tanto piacere ci frequentano, ma potranno per l'appunto essere messi a beneficio di tutta la comunità riccionese. E anche questo è stato, grazie appunto all'interessamento dei consiglieri di maggioranza e all'inserimento di questa condizione nell'ambito della contrattualistica, un grande salto in avanti, perché attraverso una nuova pianificazione come appunto quella che scaturisce dall'accordo che stiamo discutendo, si può arrivare non solo a dare risposte al turismo, ma anche a dare completezza a quelli che sono i bisogni di un quartiere. Grazie. Grazie signor Sindaco. A questo punto apriamo la discussione. Consiglieri, chi vuole intervenire? Consigliere Angelini, si è prenotato? Sì. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, buonasera. Principale? È l'intervento principale. 10 minuti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io voglio aggiungere all'esaustivo intervento del Sindaco alcuni dati, alcuni numeri, perdonatemi. Il turismo all'aria aperta rappresenta nella provincia di Rimini soltanto il 3% del settore in termini di presenze annue registrate nel 2019, periodo pre-pandemia. Il dato è marcatamente al di sotto della media nazionale, che vede un peso delle presenze presso questa tipologia di strutture ricettive pari al 15% delle presenze turistiche complessive. Mentre a livello di Emilia-Romagna, quindi a livello regionale, i campeggi e i villaggi turistici apportano l'11% delle presenze totali regionali. Questo comparto ricettivo, qui in provincia di Rimini, risulta pertanto ampiamente sottodimensionato e scarsamente valorizzato rispetto alla media, siamo sul 3%, ricordo, alla luce della crescente diffusione che il modello di vacanza all'aria aperta sta riscuotendo a livello nazionale ed europeo, nonché considerando il basso impatto ambientale urbanistico tipicamente associato a queste strutture ricettive. Ora, alcune particolarità tecniche che sono comparse in commissione. Ricordiamo che il PSC attualmente in vigore, approvato nel 2007, quindi non da questa amministrazione, permetterebbe, tramite i famosi e in qualche caso famigerati POC, in quell'area la realizzazione in tutta la parte monte potenti insediamenti ricettivo-residenziali, che costituirebbero una colata di cemento in linea con un'antica pianificazione urbanistica speculativa che a Riccione ha fatto il suo tempo ed anche i suoi danni. Con la nostra idea di città, e di cui questo accordo che ci accingiamo ad approvare questa sera è un tassello fondamentale, in quella zona nasceranno invece aree, come è stato detto prima, permeabili, alberate fino all'80%, facenti parte di un sistema economico produttivo all'aria aperta. Ciò costituisce un'idea di città completamente diversa dal passato e perfettamente in linea con la green economy attuale. Qualche esempio tecnico specifico: il fronte mare verrà lasciato il più libero possibile, i bungalow e le attrezzature verranno indietreggiate rispetto al profilo attuale, si farà una grandissima attenzione al riuso delle acque, all'utilizzo delle energie rinnovabili, in modo da azzerare l'impatto paesaggistico delle stesse. Ad esempio, i pannelli fotovoltaici non dovranno essere assolutamente visibili dall'esterno a nessuna quota. Ancora, grande attenzione verrà prestata ai due rii, il Rio della Costa e il Rio Alberello, sui quali, ed in entrambi i casi, è prevista la realizzazione di un corridoio ecologico. Questo accordo ha implicato il coinvolgimento di oltre 20, ripeto, 20 enti diversi. A tal riguardo merita un plauso tutto il personale dei nostri uffici coinvolti, dal settore lavori pubblici all'ambiente, al demanio, all'edilizia privata, ma soprattutto all'urbanistica. E ci si permette un encomio strameritato, in particolare all'architetto Odetta Tomasetti, per la sua pazienza, precisione e perseveranza, che con orgoglio e soddisfazione ha portato avanti un'operazione dalle complessità evidenti, esplorando campi mai prima esplorati. Ad esempio, nessuno prima d'ora aveva idea di come si facesse un accordo operativo qui in provincia. Nessuno, al di là del comune di Riccione, aveva idea di cosa fosse un comitato urbanistico, tanto che siamo stati il primo comune ad aver inaugurato la prima seduta, si chiama CUAV, Comitato Urbanistico di Area Vasta in Provincia, ove in questa prima seduta, è detta dai partecipanti stessi, erano tutti emozionati. In sede di comitato urbanistico ancora abbiamo ricevuto non pochi complimenti per il lavoro svolto, perché è il primo caso assoluto in provincia, soprattutto è il primo accordo che non è una lottizzazione con consumo di suolo. E questo ce l'ha fatto notare proprio il rappresentante della regione presente in quel comitato. Forse in Emilia sono abituati alle vecchie pianificazioni urbanistiche speculative con consumo del territorio, cosa che non appartiene a questa amministrazione. Per chiudere, una nota di colore che ho trovato in rete. Questa forma di villaggio campeggio di lusso, che non fa rimpiangere gli hotel a 4 e 5 stelle, queste strutture dotate di ogni comfort, immersi in scenari con diretto contatto con la natura, a livello internazionale sono definite dalla fusione delle parole glamour e camping. Non si chiamano camping, si chiamano glamping.
mi si permetta, il vocabolario inglese-italiano traduce glamour con fascino, prestigio, incanto, magia. Tutti aggettivi che in Romagna si identificano con una sola parola, riccione. Grazie. Grazie consigliere Angelini. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Imola, è l'intervento principale? Sì, grazie Presidente, l'intervento prego, principale. 10 minuti. Allora, voglio partire dai ringraziamenti. Prima di tutto ringraziando chi ha deciso di investire nella nostra città, perché a mio modo di vedere sono fondamentali queste tipologie di investimenti che un privato decide di fare in un'area che aveva bisogno di una riqualificazione. Quindi in primis il mio ringraziamento va a loro. Via dicendo, voglio andare avanti anche ancora con i ringraziamenti, in particolar modo agli uffici preposti che hanno lavorato a queste pratiche molto importanti, a partire dalla Regione, a passare dalla Provincia, a tutti gli enti coinvolti, tutti coloro che hanno espresso le proprie osservazioni, i propri pareri e fino ad arrivare, non in ultimo, agli uffici del Comune di Riccione. In commissione mi sono permesso di ringraziare personalmente l'architetto Tomassetti, preferisco chiamarla Odetta, ho anche detto che meriterebbe un ruolo un po' più alto di quello che occupa, e perché il lavoro che ha svolto in questo caso, ma non solo in questo caso, è stato veramente importante. Quando si parla, come in questo caso, di riqualificazione, il Partito Democratico è veramente favorevole. E ho anticipato anche quello che sarà poi il voto della pratica. È favorevole perché, partendo da indietro, come ha anticipato il sindaco, la legge regionale 24 del 2017 va proprio in quell'ottica. È una legge a tutela dell'uso del territorio, quindi va nell'ottica di non consumo di suolo pubblico aggiuntivo, ma di riqualificare quello che è l'esistente. E in questa operazione è proprio quello che si fa, riqualificare l'esistente. C'erano i 3 anni nel quale era possibile presentare le manifestazioni di interesse che poi sarebbero dovute passare ad accordo operativo, alcune è stato fatto, alcune no, in attesa dell'arrivo del famigerato PUG, che è il piano urbanistico generale, che comunque va in quell'ottica, e questa manifestazione di interesse era necessario passasse ad accordo operativo per riqualificare un'area che ne aveva bisogno senza diciamo, consumare ulteriore suolo pubblico. Questa, a differenza diciamo, di altri permessi di costruire che sono passati in questo consesso, dove a mio modo di vedere sono state regalate delle cubature che non andavano regalate. Ma a prescindere da questo excursus vado avanti con quello che mi interessa dire, ovvero che questo progetto, come ha anticipato il consigliere Angelini, è stato sottoposto ad un iter molto particolare, il primo diciamo, della storia di questi tipi di iter, e si è creato un comitato urbanistico di area vasta, il CUAV. Il CUAV, rappresentato sia dall'architetto Tomassetti che dal presidente della provincia che da un rappresentante unico della regione, ovvero il dottor Gabrielli, e ha espresso, e quello che faremo noi, un parere favorevole condizionato, attenzione però, al recepimento delle seguenti prescrizioni, ed elencano una serie di prescrizioni, tra le quali 2 diciamo sono di carattere, chiamiamole macroscopico rispetto alle altre, ovvero quello di garantire l'assenza del rischio idrogeologico, e come ci ha spiegato l'architetto Tomassetti è già stata avviata la pratica, sono già stati anche fatti degli atti che garantiscono quanto richiesto dal CUAV. Ma l'altro preciso aspetto sul quale mi voglio soffermare è la viabilità di quell'area, ovvero abbiamo con questo permesso di costruire che eventualmente potranno esercitare le 2 aree dei campeggi, si va ad identificare un'area dove insistono i campeggi e un'area che viene ceduta all'amministrazione comunale ad uso pubblico. Quest'area in parte è a mare, in parte è a monte dei campeggi, a ridosso della ferrovia. Ora, il PSC, e in particolare la Valsat relativa al PSC, prevedeva una
una quasi pedonalizzazione del Viale Torino e una riduzione generale del traffico veicolare in tutta la zona a mare della ferrovia. Chiaramente, andando a vedere la planimetria presentata in commissione, il Viale Torino, rimanendo l'unico asse carrabile e viabilistico a mare della ferrovia, così facendo non si va a ridurre quello che è il carico di auto su quella strada. Pertanto sia il PSC che appunto la Valsat che faceva riferimento a tale PSC richiedeva una riduzione di traffico rispetto alla situazione attuale su Viale Torino e un asse ulteriore a mare della ferrovia adiacente alla ferrovia. Ecco, quello è quello che manca. Quello manca sia in termini di un percorso ciclopedonale che in termini di un percorso atto ad ospitare il metromare. Ed è questo che, a mio modo di vedere, il CUAV ha voluto esprimere, dicendo sì, signori, i campeggi devono andare avanti, è bene che vadano avanti, è nell'interesse di tutti che vadano avanti, però diamo un parere favorevole condizionato ad un'attenta analisi di quelle che poi sono le aree che il Comune dovrà e potrà usare per meglio organizzare, diciamo, a livello di riduzione dell'inquinamento atmosferico generato dall'utilizzo delle automobili che vi transitano in quell'area e appunto a livello urbanistico viabilistico in un tempo successivo. Vado avanti e cerco di concludere brevemente. Nel parere del CUAV si richiedono anche dei documenti e a mio modo di vedere devono essere garantiti e vigilati circa una fase successiva che sarà la fase di progettazione esecutiva dove è necessario ridurre al minimo quelli che sono i fabbisogni di energia prodotta da fonti esterne, diciamo, per questi campeggi. In particolar modo si fa riferimento alla climatizzazione, all'acqua calda sanitaria, alle utenze eccetera eccetera. Quindi questo deve essere a garanzia che quei campeggi siano, non dico autosufficienti, ma quasi. E termino ringraziando appunto tutti coloro che hanno lavorato a questa pratica, nella speranza che i 5 anni che sono stati richiesti, che sono stati dati come tetto massimo per l'inizio dei lavori, vengano rispettati, anzi si parta al più presto per quanto riguarda la riqualificazione dei campeggi, ma poi ci si metta al tavolo ragionando seriamente quello che è tutta la parte dell'area che spetta all'amministrazione comunale. In particolar modo, oltre al metromare che ho già citato, mi riferisco anche a un progetto più complessivo di tutto Viale Torino, di tutto il lungomare, perché signori, questi campeggi ci concedono un'area, ci danno la possibilità di riqualificare quell'area, noi però dobbiamo dirgli attenzione che quest'area la dobbiamo riqualificare dalle terme a Misano Adriatico. E l'utopia è di un lungomare pedonale come quello già fatto in altri tratti. Grazie a tutti. Grazie consigliere Imola. Ci sono altri interventi? Consigliere Testa si è prenotata? Prego consigliere, è l'intervento principale? Sì, è l'intervento principale. Prego, 10 minuti. Allora, innanzitutto mi voglio associare assolutamente ai ringraziamenti fatti dal consigliere Imola. Un ringraziamento in primo luogo va sicuramente allo splendido lavoro fatto dagli uffici e un secondo ringraziamento, secondo ma non ultimo, fatto a chi ha deciso, come diceva appunto il consigliere Imola, di investire in questa città. Perché se c'è qualcuno che vuole investire in questa città, significa che c'è una buonissima e ottima collaborazione e cooperazione fra il pubblico e il privato. Di conseguenza io credo che stasera sia doveroso fare un plauso non solo agli uffici ma all'amministrazione tutta per il bellissimo lavoro svolto. Dopodiché è sicuramente un investimento importante da tanti punti di vista.
In primo luogo è un accordo operativo importante perché sicuramente darà un forte slancio al comparto turistico all'aria aperta della città di Riccione, quindi porterà una grandissima ricchezza sotto vari punti di vista alla città di Riccione e non da meno porterà anche il brand di Riccione in tutto il mondo, visto e considerato che come di consueto i camping sono frequentati da una mole di turisti stranieri. Dopodiché, in secondo luogo, porterà ricchezza alla città di Riccione anche da un altro punto di vista, in quanto sarà sicuramente una rigenerazione urbana importantissima, perché, come detto dal nostro sindaco, prevede una rigenerazione urbana vastissima, visto che comunque andiamo a riqualificare un'area che comprende 27,44 ettari. Non da meno vorrei ricordare, come sicuramente tutti voi ricordate, che per noi, oltre ad essere una grande vittoria questo accordo operativo, è una fortissima promessa di campagna elettorale, perché come tutti voi ricordate, in campagna elettorale abbiamo detto che avremmo portato avanti la proposta di fare un turismo ricettivo all'aperto e quindi questo mi sembra il simbolo del turismo ricettivo all'aperto e mi sembra altresì la conferma di quanto appunto detto in campagna elettorale. Dopodiché vorrei anche ricordare infine che chiaramente l'accordo operativo che oggi andiamo a votare è il primo accordo operativo che viene fatto in provincia in attuazione della legge regionale ed è uno degli accordi operativi più innovativi dell'intera regione. Dunque, concludo dicendo che questo accordo operativo è sicuramente il frutto del buon operato, come dicevo prima, dell'amministrazione tutta, che da sempre lavora con continuità e determinazione. Grazie. Grazie consigliere Testa. Ci sono altri interventi? Consigliere Gobbi, prego, 5 minuti. Grazie Presidente. Allora, questa sera si parla di campeggi, di zona sud, e è una pratica importante, quella che votiamo. Anch'io annuncio che il voto mio e del gruppo sarà favorevole perché ritengo che si dia una risposta importante a un intero quartiere. Io lo dissi già in alcuni consigli comunali già 3-4 anni fa appena insediato, dicevo e lo ribadisco tutt'oggi con forza che la zona sud è probabilmente la zona con le maggiori potenzialità e il maggior futuro di potenzialità di sviluppo. Questo perché rappresenta un'area in cui tra l'altro si sono già insediate e consolidate delle realtà imprenditoriali di privati, direi di tendenza, che stanno facendo un buon lavoro e soprattutto stanno trainando un po' la destinazione turistica. Quindi questa sera sicuramente questa pratica di andare a questo accordo programmatico con i campeggi la valutiamo positivamente. Tra l'altro io credo che i ringraziamenti, e qui l'amministrazione ha fatto doverosamente il suo, ma vadano ai privati che è vero hanno scelto Riccione per investire, così come hanno scelto altre località, perché già operano in diverse altre località costiere, Riccione per proporre la propria offerta turistica. La pratica però mi dà anche lo spunto per fare una riflessione che credo in Consiglio Comunale vada fatta, perché vabbè, ci sta nel gioco delle parti che ci si spertichi di complimenti, ma io vorrei fare una riflessione un pochino più profonda, e cioè non basterà, mi auguro che su questo siamo tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, un accordo di programma sui campeggi per fare in modo che Riccione ritorni o comunque arrivi a dove noi tutti quanti in questi anni abbiamo detto vogliamo che arrivi. E cioè, mi spiego meglio, a me non piace la battaglia, i balletti delle cifre, sì quest'anno abbiamo guadagnato un punto percentuale in più di presenza turistica oppure abbiamo perso un punto in meno,
È innegabile che sicuramente la pandemia ha creato problematiche non solo a Riccione ma in tutte le località turistiche. Il problema è un altro. Noi dobbiamo puntare a quello che prendavamo a livello di presenze turistiche negli anni 80 e a inizio anni 90. Quello è un punto a cui dobbiamo tendere. E di sicuro non è che la pratica che mettiamo al voto questa sera ci fanno traguardare questo obiettivo. Perché io non ho mai sentito, purtroppo, in Consiglio Comunale fare una riflessione seria e approfondita sul turismo. Noi siamo una località turistica matura. Cosa significa essere una località turistica matura? Significa che dobbiamo ripensare il nostro brand turistico. Perché purtroppo in questi anni altre località, sia italiane ma soprattutto europee, purtroppo hanno messo la freccia di sorpasso. E allora io vorrei anche insieme ripensare una politica strategica del turismo nuova. Cosa vuol dire fare destinazione turistica? Perché questo ce lo dobbiamo porre come problematica. Vuol dire sicuramente dotare quelle infrastrutture necessarie e ripensare anche a quali contenuti vogliamo dare alla nostra città. I privati loro lo stanno facendo. Abbiamo visto che comunque ci sono state nuove aperture di locali, anche in Viale Ceccarini. Abbiamo visto come questa sera vediamo in votazione imprenditori privati che credono nel brand Riccione. Il problema è un altro, il problema sta a monte, sta a noi capire e mettere in campo delle strategie che, ahimè, purtroppo non ho ancora visto, su cosa Riccione vuole fare da grande, perché non abbiamo ancora investito nulla in promo commercializzazione, non siamo stati capaci di innovare il brand di Riccione. Io lo dicevo da tempo, ma lo diceva anche qualche collega di maggioranza e di opposizione. Noi un manager relativo alla brand destination e alla brand reputation non ce l'abbiamo. Altre esperienze di località turistiche importanti purtroppo ce l'hanno e i risultati dopo si vedono. Noi sul turismo straniero siamo drammaticamente scomparsi. Questa è un'altra riflessione che dobbiamo porci sul tavolo. Dobbiamo cercare di capire come andare a intercettare flussi turistici che non ci appartengono più e ci appartenevano nel passato. Quindi bene i benefici pubblici che portano i campeggi, perché sicuramente 30 ettari sono tanti, 4 ettari che tornano al comune di Riccione sono altrettanti importanti, ma non è certo sufficiente a quello a cui vogliamo tendere. Chiudo, Presidente, lanciando un'altra provocazione barra appello. Nella zona sud c'è un'altra partita importante da discutere, così come nella zona nord, e si tratta delle colonie. Una serie di colonie che sono lì, questo sicuramente non è che ne faccio una colpa solamente a questa amministrazione perché sono lì da 50 anni, ma è adesso il momento decisivo, è adesso che si creano i progetti e i presupposti per andare a prendere i fondi europei del PNRR. Io da questo punto di vista non ho visto nulla da mettere in campo per andare a prendere quei fondi che ci permetterebbero finalmente dopo 50 anni di risolvere l'atavico problema delle colonie, perché lì sì che potremmo andare a riqualificare ma soprattutto a ridisegnare la cartolina di Riccione. E io su questo punto di vista invito veramente tutto il Consiglio Comunale a fare una riflessione profonda ed attivarsi, perché o adesso o mai più. Grazie, grazie Presidente. Consigliere. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Pullè, è l'intervento principale? Sì, Presidente, prego, l'intervento principale, minuti. Grazie. Sì, i ringraziamenti sono importanti, però li hanno già fatti tutti, quindi non mi dilungo sui ringraziamenti. Io vorrei dare, come al solito, un po' di colore a tutto quello che abbiamo già sentito di tecnico, perché non voglio scendere nel tecnico, visto che l'hanno fatto altri consiglieri, altri colleghi consiglieri e anche il sindaco. Qui c'è però da dare colore. Qui c'è da capire che, in ragione di un progetto politico che noi abbiamo iniziato già nella scorsa consiliatura, ma su cui abbiamo fatto una campagna elettorale nel 2017 e abbiamo immaginato un percorso che, relativamente alla zona sud, alla porta di Riccione
a sud di Riccione dava una nuova Riccione, non solo un nuovo ingresso di Riccione, una nuova immagine della città, perché vedete, noi non stiamo parlando di una colonia o di un albergo che vengono ristrutturati nella zona sud di Riccione. Noi stiamo parlando del più grosso intervento che Riccione abbia mai avuto da un punto di vista strutturale. Noi oggi parliamo di un intervento che va ad incidere per circa il 3% della superficie del territorio comunale. Stiamo parlando di 30.000 metri quadri circa, in cui restituiti alla città, restituiti circa 3.000 metri quadri. Ma, dicevo, non entriamo in argomenti più tecnici, l'hanno fatto benissimo gli altri colleghi. Oggi c'è da essere felici perché un investitore importante ha voluto e creduto in un progetto che partiva già dal 2015, dal 2016, dal 2017 e ha creduto in quel percorso attraverso le manifestazioni di interesse e poi l'accordo operativo. E siamo arrivati dove quel master plan che noi presentavamo nel 2017 disegnava la strada che Riccione doveva avere. E allora, scusatemi, possiamo entrare un pochettino, permettetemelo, in polemica, sempre benevola, perché è ora di finirla, di dire che questa amministrazione comunale non ha una visione. È il contrario, è la visione di questa amministrazione comunale che sta dando la traccia e il percorso a quello che stiamo facendo, a quello che Riccione sta facendo. È la visione che noi abbiamo da 7 anni e da 5 anni, da 4 anni e mezzo di questa consiliatura, che ci permette di arrivare a questi accordi con gli investitori, con gli imprenditori turistici. E permetteteci, fa sorridere, fa molto sorridere dire: oh, aprono dei locali a Riccione, guarda caso aprono dei locali a Riccione. Non vogliamo polemizzare con i comuni limitrofi, però nei comuni limitrofi le attività economiche chiudono e a Riccione crescono. Oh, che botta di fortuna, sindaco, è solo fortuna. Noi oggi capiamo che è solo fortuna. Aprono i locali in Viale Ceccarini, se ne sono accorti, finalmente se ne sono accorti, ma è già una buona cosa. Aprono dei locali in Viale Ceccarini, aprono nuove strutture alberghiere, siamo pieni di alberghi importanti, interventi di 4-5 stelle, riqualificazioni importanti, ma è fortuna. O sono imprenditori tutti pazzi che dicono: ma non sappiamo cosa fare, ma apriamo un albergo a Riccione, a caso. Apriamo un locale in Viale Ceccarini, a caso. Apriamo un'attività in Viale Ceccarini, a caso. Tutto è a caso. Va bene, noi ci accontentiamo del caso, anche se sappiamo che non è un caso, ma è la strada che abbiamo tracciato da 7 anni. E questo è il percorso che abbiamo. Ricordate, tanti interventi abbiamo progettato, tanti interventi sono in treno di arrivare, no? Vedete che il progetto Masterplan è uno degli ultimi progetti dell'ultima consiliatura. Non è una cosa che si fa in un anno o in 2 anni, è un percorso lungo. Guardate quello che abbiamo in cantiere. Noi stiamo riprogettando l'intera città, il porto, il quadrilatero, tutto l'asse che va dal porto a Viale Ceccarini, la parte sud di Riccione. Riccione, con questo percorso che andrà avanti, verrà una nuova città. E questa è proprio l'immagine di partenza di Riccione. Ciò che è stato 5 anni fa ci dà un percorso, ci dà una traccia. Noi abbiamo la traccia e questa traccia dobbiamo seguire e dobbiamo far seguire. E intanto gli imprenditori ci stanno seguendo, perché gli imprenditori vengono a investire a Riccione non per caso, vengono a investire a Riccione perché hanno capito che qui a Riccione c'è l'humus importante, perché possono venire ad investire a Riccione, perché c'è un'amministrazione che li vuole, c'è un'amministrazione che collabora, c'è un'amministrazione che gli dà spazio, c'è un'amministrazione che gli dà una visione di Riccione. Questo è quello che gli imprenditori sanno, tutto il resto è fuffa. Permettetemi, sapete, è un argomento che
un po' amo. Anche questa sera parliamo di campeggi e sentiamo parlare del TRC, perché non ce la fanno a non parlare del filobus, chiamiamolo con il suo nome, insomma, perché l'abbiamo visto, adesso è arrivato finalmente con i suoi vagoni, è un filobus. Quindi noi lo chiamiamo TRC, loro lo chiamano metromare, ma lo possiamo chiamare filobus. Ed è divertente che si parli di filobus anche questa sera. Noi, vi ricordate anche qui il sindaco, quando all'inizio della consiliatura, della prima consiliatura, si iniziò a dire: proponiamo un percorso diverso per il filobus che doveva passare, proponiamolo a livello dell'asse del mare, non a livello della stazione, che non interessa a nessuno. E oggi cosa ci dicono? Dobbiamo aprire una strada a livello della ferrovia, dietro i campeggi, io penso che sia più deserto del Sahara là, ok? Per far passare un non si capisce che cosa, in una landa desolata, che poi guardate cosa succede, passa nella landa desolata dietro Riccione, come ripeto non si capisce chi deve scendere o salire, però quando arriva a Misano il tracciato torna sul lungomare, quindi noi riccionesi ce lo dobbiamo prendere laggiù in fondo verso la ferrovia, però poi devia alla fine di Riccione sul lungomare, cioè quello che noi diciamo da anni, noi diciamo facciamo un servizio non metromare, non murato, un servizio, un filobus che possa essere effettivo, valido per spostare i turisti, perché a questo deve servire il filobus, non deve servire le pecore che belano e brucano nei pressi della stazione, no, e loro vogliono il percorso del filobus là dietro. Va bene, anche questa sera abbiamo dovuto ascoltare di TRC. Ancora poco tempo, voglio evidenziare l'ultima cosa, è già stata detta. Il sindaco, lei è stata nominata per il secondo anno consecutivo Attila, ok? Ma noi siamo contenti perché queste associazioni che la definiscono Attila ci creano dei premi in realtà, perché leggono ovviamente le cose sempre all'esatto contrario di quella che è la realtà. Noi abbiamo parlato e stiamo parlando oggi di un intervento in cui verranno piantumati più di 1100 alberi circa, ok Attila? 1100 alberi in più, laddove il PSC fatto non da questa amministrazione ma dall'amministrazione piddinocentrica aveva immaginato un alveare non di api, perché i loro alveari non sono di api, sono di residence, case, hotel, questo prevedeva quell'area doveva essere densamente costruita. Ancora oggi il PSC sarebbe così, se non fosse che questo intervento elimina tutte le costruzioni e tutte le cementificazioni che si volevano fare su quell'area. E allora Attila, ben venga questo Attila, ci piace questo Attila verde, perché questo è un Attila verde. Noi stiamo rinverdendo la città ed è questa l'idea che abbiamo di città, da sud come da nord. Passeremo ed entreremo tra qualche anno a Riccione dalla porta sud di Misano Adriatico e vedremo verde, è per me? E vedremo verde, vedremo immagini di una nuova via Torino, piazza Torino, lungomare, assolutamente a misura d'uomo, e questo è il percorso che ci dobbiamo dare a sud e poi andremo avanti a centro, a nord, per rifare una città come effettivamente deve essere fatta. Grazie. Grazie consigliere Pullè. Ci sono altri interventi? Consigliere Ruggeri, prego, 10 minuti. Sì, grazie. Io in realtà non avevo messo in conto di intervenire, ma il consigliere Pullè mi induce sempre qualche riflessione. siamo molto in sintonia, credo. Allora, io in realtà per quanto riguarda il progetto del camping, come appunto credo gran parte dell'opposizione a questo punto, visto che ho sentito esprimere i pareri del consigliere Gobbi e del consigliere Imola, anch'io sono favorevole appunto a questo progetto.
E sono favorevole perché sicuramente verrà a riqualificare una parte di Riccione che ha, sì, come diceva il consigliere Gobbi, sicuramente il potenziale, e anche perché è una porta d'accesso comunque, una porta d'accesso di Riccione sul versante sud. E anch'io ho partecipato alla commissione consiliare in cui veniva spiegato, insomma, il progetto in maniera più approfondita, e quindi ho avuto modo anche di documentarmi e quindi di toccare con mano in qualche modo, leggendo appunto il progetto, toccare con mano quella che è, diciamo così, la positività del progetto stesso. Però in realtà, ed è su questo che il consigliere Pullè mi spinge ad una risposta, io darei un voto favorevole anche a questo progetto, soprattutto per cercare di favorire il discorso turistico, che, come diceva giustamente il consigliere Testa, questo tipo di camping potrebbe comunque portare una sorta di turismo un po' più allargato anche, no? Diciamo così, agli stranieri. Voglio pensare questo, non essendo comunque esperta di camping e di economia turistica. Però diciamo che, ecco, voto favorevolmente perché in realtà tutta questa affluenza turistica che va decantando il consigliere Pullè, io in realtà non la vedo, perché a quel che mi risulta il comune di Riccione è quello che è meno cresciuto in quanto a presenze turistiche nel 2020 rispetto ai comuni di Riccione. 2020, no, sto dicendo dati alla mano, poi magari è libero di dissentire, purtroppo è già intervenuto, quindi l'ultima parola a sto giro spetta a me. Chi vuole si vada a documentare. Se questo tipo di informazione non va bene, scusi, allora gli ve ne do un'altra. Scusi, consigliere Ruggeri, un attimo solo. Consiglieri, vi prego, esatto, il rispetto di chi parla. Grazie, presidente. Consigliere Ruggeri, prego, vado avanti. Esatto. Potrei sbagliare, in ogni caso verificate e poi mi smentirete nelle opportune sedi. Se comunque questo dato che ho dato dovesse essere sbagliato, quello che è certo è quello che peraltro ho menzionato la volta scorsa quando il mio microfono non funzionava. Stavolta che funziona, ve lo ridico. Secondo l'osservatorio, non ricordo il nome, al quale la Federalberghi ha commissionato una ricerca per verificare il target di persone che venivano, diciamo così, in vacanza a Riccione, c'è stata una diminuzione del 37%, vado un po' a memoria, anche qui se sbaglio mi corrigerete, come diceva il Papa, che molte volte è menzionato dal consigliere Pullè, voglio fargli un po' il verso e lo menziono anch'io. Quindi dicevo, c'è un percentuale del meno 37% per quanto riguarda le presenze di persone che vanno, mi sembra di ricordare, dai 25 ai 35 o 45 anni d'età. Comunque parliamo della fascia di persone che hanno una capacità economica sicuramente maggiore rispetto ai teenager o comunque ai giovani che sono venuti in gran massa quest'estate. Perciò, se i camping possono favorire questo turismo diverso che diceva il consigliere Testa, e quindi possono favorire la presenza di persone che hanno una maggiore capacità economica e che quindi possono rendere Riccione comunque maggiormente papabile da un punto di vista turistico per questo tipo di persone, allora sì che do il mio voto positivo. Tra l'altro, e qui chiudo proprio perché ripeto, il mio intervento non era preparato e vado un po' a braccio, che le attività che hanno aperto per caso in Viale Ceccarini, mi fa piacere che rida tantissimo questo consigliere Pullè, spero di poter ridere anch'io la prossima volta dietro il suo intervento, le attività che hanno aperto per caso in Viale Ceccarini in molti casi sono gelaterie. Adesso non guardiamo al Balena, non guardiamo il Victor, esorterà il consigliere e magari l'amministrazione a verificare gli importi degli affitti che ci sono dei negozi sul Viale Ceccarini. Grazie. Grazie consigliere Ruggeri. Prego consiglieri, ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, sindaco vuole intervenire? Prego sindaco. Come funziona? Io ho due interventi o uno solo? Io sono anche l'assessore. Quindi c'ho il doppio del... Allora, no, chiedevo dei tempi perché qualche precisazione voglio farla, dato che appunto si è sviluppata
la discussione, ma prima di tutto voglio fare i ringraziamenti. Non li ho voluti fare prima perché era la presentazione della pratica, ma io devo dire un grazie enorme a tutto il mio settore e in modo particolare all'architetto Tomasetti, Odetta, che mi fa piacere che anche il PD oggi la insomma saluti con grande piacere, perché in tempi invece diversi era stata addirittura distratta dalle sue funzioni. E quindi mi fa molto piacere che la sua qualifica venga oggi riconosciuta anche dal PD e soprattutto possa trovare soddisfazione nel lavoro. È un grandissimo professionista e noi siamo assolutamente contenti di essere da lei costantemente guidati, perché ci permette di crescere e di fare un percorso come quello che abbiamo fatto sulle manifestazioni di interesse e sugli accordi, che credo sia incommisurabile. È stato un percorso che abbiamo fatto insieme, dove siamo tutti cresciuti e soprattutto abbiamo dato una grande opportunità a questa città. Le cose non succedono a caso, consiglieri, le cose succedono perché, come si è detto appunto dai banchi della mia maggioranza, noi abbiamo visione, noi abbiamo strategia, noi sappiamo perfettamente dove condurre la città e anche quello che lei diceva, consigliere Imola, relativamente alla crescita col consumo a saldo zero, magari averla sentita qualche anno fa. Io chiusi in quei banchi il 2013 con 600 nuovi appartamenti a Riccione, con i POC del PD portati, con un consumo del territorio spaventoso, e sono assolutamente contenta che quell'epoca si sia conclusa. E sono assolutamente contenta oggi che una legge regionale, che è un po' troppo bistrattata proprio dal PD, porti nero su bianco per l'appunto questo tipo di sviluppo. E vorrei anche accelerato questo tipo di sviluppo, anziché osteggiato. Perché noi tutti abbiamo un dovere, che è quello di regalarci per l'appunto una qualità della vita dal punto di vista ambientale assolutamente più elevata, nell'ambito delle quali, e ne diamo la prova questa sera, anche lo sviluppo di una città ci sta. Anzi, è uno sviluppo anche migliore, perché vorrei anche ricordare, perché qualcuno di voi non lo ha detto, in quell'area i campeggi non erano più previsti. E noi siamo assolutamente contenti invece questa sera di poterli confermare e di potergli anche dare nero su bianco le regole per il loro sviluppo, per la loro affermazione, e per il fatto che creeranno tanto indotto, tanto opportunità economica alla nostra città. Non è vero, consigliere Ruggeri, che nel famoso osservatorio Montanari, e la pregherei il rispetto nei confronti di Montanari, grandissimo presidente dell'Associazione Albergatore e dell'Associazione Albergatori, nell'osservatorio non si dice affatto ciò che lei ha letto, forse un po' velocemente. Si dice semplicemente che nell'anno scorso c'è stato un grande afflusso di giovani, ma non c'è un trend in questo senso. Poi vorrei anche che una volta per tutto ci venisse definiti o quelli che mandano via i giovani o quelli che chiamano i giovani, perché una cosa la dobbiamo fare, non tutte e due, no? Questo siamo arrivati, eravamo quelli che cacciavano i giovani, adesso siamo quelli che vogliono i giovani. Io credo che noi vogliamo tutti a Riccione, perché è una città aperta, solare, disponibile, è una città turistica e come tale credo non debba fare delle selezioni. Quello che vogliamo però è una qualità diversa anche nel fare turismo, come una qualità diversa nel fare città, è una qualità diversa di vivere la città. E non è un caso che siamo oggi particolarmente così coinvolti e direttamente indaffarati nella riqualificazione dei quartieri, perché anche quelli necessitano da troppi anni di interventi di rigenerazione urbana, che credo abbiamo dato esempio di saper realizzare, perché il quartiere Raibano, il quartiere delle scuole che sono già completati e quello di Spontricciolo, piuttosto che i nuovi assi commerciali, stanno vedendo veramente una nuova luce. Questa è strategia, questo è disegno, non è improvvisazione. Abbiamo perfettamente chiaro dove vogliamo portare la città di Riccione e lo abbiamo talmente chiaro che gli imprenditori lo colgono, non sono più soli, non si sentono più abbandonati,
ma si sentono rassicurati e si sentono tranquilli nell'investire le proprie risorse. Capite che se un imprenditore viene riccione, si compra un territorio e ha intenzione di investire sullo stesso più di 30 milioni di euro, non è un caso. E questa volta ce lo possiamo dire, siamo stati bravi. Siamo stati bravi perché lo abbiamo saputo ascoltare, siamo stati bravi perché abbiamo cercato di contemperare in maniera adeguata gli interessi pubblici con quelli privati e siamo stati bravi perché lo abbiamo guidato nel realizzare assieme a noi una nuova opportunità turistica che ci permetterà non semplicemente di chiamare i giovani, ma di sviluppare un settore turistico che in questa città lo si voleva relegare sulla statale. Sulla statale! Questo bisogna che vi ricordate. E questa è la differenza tra noi e voi. È fondamentale. Noi diamo ossigeno all'economia. Noi diamo opportunità all'economia, ma senza dimenticare che esiste un pubblico, senza dimenticare che esistono gli interessi di una comunità, senza dimenticare che solo insieme si può costruire una città nuova. Volevo poi rispondere al consigliere Gobbi, che però ho visto allontanarsi dalla sala, che anche le colonie sono state acquistate, forse gli è sfuggito, ma sia la colonia dell'Enel che la colonia Perla Verde hanno due nuovi proprietari che si sono già presentati all'amministrazione e che andranno a sviluppare su entrambe il Condo Hotel. E anche su questo vorrei fare una riflessione. Noi siamo l'unico comune della costa che ha immediatamente inserito l'opportunità del Condo Hotel nel proprio regolamento edilizio. E questo vuol dire offrire una opportunità all'impresa. È inutile scrivere belle regole se poi restano sulla carta e non si dà invece concretamente l'opportunità di realizzarli. Quindi conseguentemente è a Riccione che vengono comprate le colonie, non succede da nessun'altra parte. E le colonie di Riccione sono state comprate tutte, perché anche qui è sfuggito la colonia Ferrovieri, piuttosto, come dicevo, la Perla Verde, piuttosto che la colonia dell'Enel. Le altre due sono pubbliche, dove ci appresteremo una presto a venderla, che è la colonia Bertazzone, e una presto a sviluppare un progetto di rigenerazione, che è appunto quella sul Marano, appunto la colonia Reggiana. Volevo anche ricordare che sul PNRR noi stiamo lavorando, però l'amministrazione presenta progetti pubblici, non privati, progetti che riguardano le proprietà pubbliche, non le proprietà private. Quindi, come vi dicevo, le uniche due colonie pubbliche che noi abbiamo sono appunto la Reggiana e la Bertazzoni. Sulla Reggiana presenteremo un grande sviluppo indirizzato allo sport di mare, come abbiamo sempre detto e come c'è scritto nel nostro programma elettorale. E quel progetto lo presenteremo appunto nel PNRR. Un accento particolare, adesso c'ho ancora qualche minuto, voglio fare appunto sul programma elettorale. Il programma elettorale, io sono stata tanti anni anche seduta nei banchi della minoranza, era giusto un atto dovuto, ok? Quindi una cosa che si fa e poi si mette lì, ma non importa, dopo quando si governa uno fa un'altra cosa. No! La serietà della politica che vogliamo assolutamente portare avanti è quello di scrivere e fare ciò che è scritto. E nel nostro programma elettorale lo sviluppo dell'area sud a campeggi era chiaro, netto e preciso. E lo abbiamo fatto. Tutti i progetti che oggi stiamo portando avanti nella città, in quell'insieme che costituiscono la nostra strategia, la nostra visione, erano scritti. E li stiamo facendo. Questo permette di essere seri, quella che si chiama coerenza. Quindi noi stiamo semplicemente facendo ciò che
la città di Riccione e i riccionesi ci hanno permesso di fare, dandoci per l'appunto l'onore di essere ad amministrarla, e lo ritengo veramente un grande onore tutti i giorni, perché insieme stiamo dando tante risposte ai riccionesi e tante opportunità alla nostra impresa. Grazie. Grazie, signor Sindaco. A questo punto, anche se espresse, passiamo alle dichiarazioni di voto. Una per ciascun gruppo consigliare, per chi ancora non si è espresso. Non essendoci dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'accordo operativo con International Riccione Camping Village. E anche questo accordo operativo richiede l'immediata esecutività, quindi consiglieri richiederò due voti. Prima votiamo l'accordo operativo. Prego consiglieri, potete votare. Consigliere Gobbi? Non c'è. Quindi non lo votiamo. Lo diamo assente. No, non può votare. Perfetto, così è assente. Con 17 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio approva all'unanimità. E ora votiamo l'immediata esecutività, quindi consiglieri di nuovo potete votare. Con 17 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, l'accordo operativo International Riccione Camping Village Romagna è dichiarato immediatamente eseguibile. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno, proponente l'assessore Luigi Santi, quantità e qualità delle aree fabbricate da Senarsi Residenze e attività produttive terziarie. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Come tutti gli anni, questa è una delibera che portiamo in Consiglio, propedeutica poi all'approvazione del bilancio di esercizio. Decreto legislativo del 2000 che impone agli enti, prima dell'approvazione del bilancio, di portare questa pratica sulla quantità e qualità delle aree fabbricati da destinarsi a residenze e attività produttiva. Come si legge nei documenti redatti dagli uffici, non sono stati approvati negli ultimi anni piani urbanistici sull'oggetto della delibera e quindi attualmente nel Comune di Riccione queste aree non sussistono. Chiediamo un voto favorevole. Grazie. Grazie Assessore, grazie mille. Ci sono voti, interventi consiglieri? Non essendoci interventi, Sindaco vuole intervenire? Assessore vuole replicare? Dichiarazione di voto? Pongo in votazione la pratica, anche questa richiede l'immediata esecutività, consiglieri, quindi due voti. Prego consiglieri, votiamo la pratica. Astenuto. Con 14 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora in immediata seguità, consiglieri, quindi prego, potete votare. Mamma mia. 15 voti. Quindi non ha votato prima, ma non c'è problema. Con 15 voti favorevoli, nessun contrario, 3 astenuti, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno, che è anche l'ultimo. Conferimento della cittadinanza onoraria di Riccione a Federica Pellegrini, proponente l'assessore Stefano Caldari. Prego, assessore. Grazie, Presidente, e buonasera a tutti. La proposta di delibera che porto in votazione è una proposta che sono convinto, insomma, raccoglierà il consenso unanime di questa sala, perché comunque se esiste un settore nel quale comunque sul quale ho sempre ricevuto apertura e sul quale c'è sempre stata la massima convergenza per apportare, insomma, un valore aggiunto alla città, è indubbiamente lo sport e i suoi protagonisti. Il calendario di eventi, insomma, sportivi che Riccione ha presentato in questi anni è davvero strepitoso e devo ammettere che lo abbiamo ottenuto soltanto grazie davvero al lavoro di tutti
e quindi lo sport forse è davvero l'unico che riesce a far togliere la casacca politica e a far indossare la maglia della stessa squadra. Ed è con questo spirito che vorrei che venisse chiaramente valutata questa delibera, perché se andiamo un po' a valutare il profilo agonistico sportivo di Federica Pellegrini, siamo di fronte alla più forte nuotatrice della storia del nuoto azzurro, forse una delle più longeve e una delle più vittoriose. E sicuramente, se parliamo di quello che è stato il suo percorso, siamo di fronte a qualcosa di davvero straordinario. Io lo dico da appassionato di nuoto, da ex nuotatore, quindi Federica Pellegrini ha per ben 11 volte battuto il record del mondo nella distanza dei 200 stile libero e dei 400 stile libero. Lo ha fatto sia in vasca corta che in vasca lunga, per quel che riguarda i 200, mentre solo in vasca lunga nei 400, e il suo palmarès, il suo medagliere è qualcosa di davvero incommensurabile. Sono comunque 26 gli ori internazionali, 3 le medaglie olimpiche, 19 le medaglie mondiali e 37 le medaglie europee. Era il 30 novembre del 2009 e in quel giorno io ero presente come appassionato, come spettatore e come frequentatore della piscina di Riccione, il giorno in cui Federica Pellegrini in quella vasca fece il record del mondo fermando le lancette del cronometro a 1 minuto 54 secondi e 47 centesimi. È un record che batté soltanto in un'altra occasione a Roma, sempre in quell'anno, ma è attualmente ancora la detentrice del record del mondo della distanza con 1 minuto 52,98. Un tempo davvero straordinario che l'ha ormai consacrata tra le più grandi sportive del mondo. Ed è esattamente 12 anni dopo, il 30 novembre del 2021, che sempre in quella vasca Federica Pellegrini ha volontariamente deciso di concludere la sua carriera sportiva, e questo insomma ha dato, come dire, supporto, perché ha suggellato l'incredibile rapporto che Federica ha sempre avuto con la città di Riccione. Federica è un'amica di Riccione, me lo confermano gli operatori dell'impianto sportivo, me lo confermano gli operatori della nostra accoglienza. L'hanno in questi tantissimi anni conosciuta e apprezzata anche e soprattutto fuori dal piano vasca. Quindi è a tutti gli effetti una figura di altissimo profilo che ha vissuto Riccione per quasi 20 anni. Quindi, considerato il prestigio che ha conseguito in Italia e nel mondo, e chiaramente considerato l'importante contributo che ci ha concesso alla promozione, alla comunicazione, alla narrazione, al posizionamento della città di Riccione, che oggi è, anche grazie alle sue incredibili imprese, un punto di riferimento per tutti, ma soprattutto per la Federazione Italiana Nuoto, è diventata, come dire, una persona alla quale dobbiamo tantissimo, e che chiaramente, facendo anche riferimento a quel rapporto così forte e così duraturo, credo che insomma sia abbastanza un atto dovuto quello di chiedervi di concedere il vostro consenso al conferimento della cittadinanza onoraria a Federica Pellegrini. Grazie. Grazie, assessore. Ci sono interventi, consiglieri? Consigliere Frisotti, prego. Maiolino, scusi, ma ho fatto confusione io e il freddo, consiglieri, che non mi fa più ragionare. Scusa. Ormai siamo tutti surgelati. Buonasera a tutti. Nel 2019, innanzi al Presidente della Repubblica Mattarella e alla signora Federica Pellegrini, ha significato il valore del nuoto e dello sport in generale, perché, cito testualmente, insegna a rispettare tutti i valori fondamentali della vita, facendo crescere le generazioni all'insegna dell'impegno, della disciplina e del fair play. Questa amministrazione ha sempre creduto nel valore dello sport come veicolo di inclusione sociale, spirito di appartenenza, disciplina, costanza e sacrificio,
nonché nel binomio importantissimo per la nostra città trasporto e turismo, dimostrandolo con i numerosissimi appuntamenti sportivi che citava proprio poc'anzi l'assessore. Riccione ha avuto l'onore nel 2019 di condividere l'emozione che l'atleta Pellegrini ha regalato alla nazione e al mondo intero, stabilendo proprio nella nostra città lo straordinario record di 200 metri stile libero, di cui è ancora detentrice, nonché nel novembre di quest'anno di onorarci della chiusura della sua straordinaria carriera agonistica. La sua presenza ha donato alla nostra città prestigio. Ecco perché questa sera siamo qui per ringraziare questa grandissima atleta, per sancire questo legame e per omaggiarla con la cittadinanza onoraria, anche per l'esempio che ha saputo donare al nuoto e a tutto lo sport in generale. Grazie. Grazie, consigliere Maiorino. Ci sono altri interventi, consiglieri? Consigliere Imola, prego, è l'intervento principale? Ma sarò molto breve. E chiaramente il nostro voto non potrà che essere favorevole per questa pratica, però come nella precedente pratica voglio fare dei ringraziamenti, questa sera sono in vena di ringraziare. Ringrazio in primis la Polisportiva e i suoi operatori che garantiscono, hanno garantito la possibilità a questa grandissima atleta, come a tutti gli altri grandi atleti, di gareggiare in competizioni di livello assoluto in quella struttura. Il secondo ed ultimo ringraziamento va poi ai vecchi amministratori che hanno avuto la lungimiranza di investire negli impianti sportivi ed in particolare di costruire una piscina olimpionica grazie alla quale questa magnifica atleta ha potuto fare, come ha anticipato l'assessore, un grandissimo record poi battuto altri tempi, in tempi successivi, ma di competere sempre ad altissimi livelli. Grazie. Grazie consigliere Imola. Mamma mia. Consigliere Pullè e poi consigliere Ricci. Prego consigliere Pullè, intervento principale. Sì, presidente. Noi in realtà vorremmo solo ringraziare una persona, Federica Pellegrini. Grazie. Grazie consigliere Pullè. Consigliere Ricci, l'intervento principale. Sì. Prego. Last Free 200, così Federica Pellegrini aveva battezzato sui social l'ultima gara nei 200 stile libero della sua carriera. Voleva chiudere in bellezza ed ha chiuso al primo posto. Subito dopo la fine della gara, tutte le persone presenti si sono alzate in piedi e hanno tributato una lunga standing ovation alla campionessa che, a sua volta, rivolgendosi al pubblico, ha abbozzato un inchino e fatto il gesto del cuore con le mani. Ricorderemo i suoi ultimi 200 nella sua Riccione, la città dove nel 2009 fece uno dei suoi record del mondo, dove ha vissuto emozioni forti, sempre sul podio in tutte le più importanti competizioni internazionali. E rappresenta il presidente del CONI, Giovanni Maragò, che l'ha ringraziata per quello che Federica ha compiuto per lo sport italiano e ne ha esaltato non solo l'atleta, ma anche la persona. Maragò ha continuato dicendo che la Pellegrini ha portato un valore aggiunto allo sport ed è risultata, esagerando un pochino, la donna italiana più popolare del terzo millennio. Riccione, ultima gara. Gli europei del prossimo anno fuori italico sono stati una tentazione grande, ma Federica riconosce che il suo corpo non viaggia più come prima e non vuole sentirsi una comparsa, un personaggio minore. Ha detto: lo devo a me stessa, è stato bello chiudere a Riccione, così. Il nuoto è uno sport di fatica, veramente difficile, bisogna crederci. Poi rivolta ai giovani, visibilmente commossa, ha indirizzato loro un non mollate mai, non mollate mai. Il sindaco Renato Tosi ha conferito alla Pellegrini la cittadinanza onoraria di Riccione con queste parole: un omaggio che la città fa a questa grande campionessa italiana, un segno della nostra stima, del nostro affetto e della nostra gratitudine. Grazie Fede. Grazie Fede. Riccione ti vuole bene. Federica Pellegrini lascia l'attività agonistica e sarà membro del CIO e inoltre andrà
a far parte del CDA di Milano Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Da ultimo un riconoscimento a quanti hanno contribuito alla costruzione e valorizzazione della piscina, che hanno consentito a tanti bambini, atleti, anziani e diversamente abili di poter usufruire della struttura. Grazie ancora Federica, perché non solo hai vinto tante gare e hai dato grande risalto allo sport italiano, ma hai dato lustro alla nostra città e hai contribuito a far riconoscere ancora più nel mondo la nostra Riccione. Pertanto, come dichiarazione di voto, il nostro partito di Forza Italia è favorevole al conferimento della cittadinanza onoraria a Federica Pellegrini. Grazie. Grazie, consigliere Ricci. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, assessore, vuole replicare, intervenire? Sindaco? Dichiarazioni di voto? Già espresse? Poniamo in votazione la cittadinanza onoraria a Federica Pellegrini. Prego, consiglieri, potete votare. Consigliere Ruggeri? Non ha votato? Succede? Consigliere. Con 18 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva l'unanimità. Anch'essa richiede l'immediata eseguibilità, consiglieri, quindi di nuovo potete votare. Con il medesimo risultato, 18 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, all'unanimità il Consiglio dichiara immediatamente eseguibile. Non essendoci altre pratiche all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale alle ore 22:16. Buonanotte consiglieri a tutti.